Un uomo che non solo ha servito lo Stato, ma un uomo che ha fatto molto per la città di Castelforte. La storia ci consegna fatti che hanno scritto pagine importanti per la nostra gente e per questa martoriata terra di Castelforte. Desideriamo ricordare solo alcuni fatti che la nostra storia non potrà mai cancellare dalla memoria collettiva e che era profondamente ingiusto dimenticare. Primo fra tutti, la visita del presidente Andreotti che ha compiuto nella nostra terra un cumulo di macerie nell'aprile del 1947, accompagnando il presidente della Repubblica Enrico De Nicola, e a seguito del quale scrisse un memorabile articolo sul quotidiano Il Popolo dal titolo I Moschini di Castelforte. Subito dopo arrivarono aiuti di vario genere, derrate alimentari, vestiti e importanti contributi per ricostruire il paese. Non può passare sotto silenzio la nascita dello stabilimento industriale Manuli Autodisivi, che ha dato lavoro a centinaia di famiglie, bloccando l'emigrazione e lo spopolamento, offrendo un futuro ai nostri padri che altrimenti sarebbero stati costretti a lasciare la terra natia. E non può passare sotto silenzio la costruzione negli anni 70 delle terme vicine da parte della Fiat, dopo un importante convegno tenutosi a Studio Terme nel 1965. Non possiamo dimenticare il ritrovamento del corpo del giovane di Pastena che Andreotti, ministro della difesa, si impegnò a riconsegnare alla famiglia. Ricordo che il giovane di Pastena fu una delle vittime della follia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, alla quale Castelforte, centro nevralgico della linea Augusta, consegnò quasi 1000 morti tra civili e militari, tanto da aver ottenuto prima la medaglia d'argento e poi quella d'oro al valor civile. C'è poi tutta una valanga di fatti concreti che appartengono anche questi alla storia e alla quotidianità di centinaia di famiglie di Castelforte, nelle quali, in qualche modo, Giulio Andreotti è stato presente. Rendere omaggio a quest'uomo è una questione di onore che la nostra amministrazione comunale ha sentito il dovere di fare. Non possiamo negare la nostra storia e non possiamo non essere grati a chi per tutta la vita politica ha ascoltato le richieste dei sindaci che prima di me hanno avuto la possibilità di incontrarlo e interessare per il bene di Castelforte e della sua popolazione. Faccio riferimento al sindaco Alfiero Di Mambro, al sindaco Aldo Coletta, al sindaco Filippo Coviello e al sindaco Pasquale Fusco, tutti legati non solo alla Democrazia Cristiana che ha governato questo paese quasi ininterrottamente fino al suo scioglimento, ma anche alla sua corrente politica. È bene inoltre sottolineare che grazie alla continua e costante presenza anche del senatore Mario Costa e dell'onorevole Guido Bernardi, punti di riferimento in provincia di Latina del presidente Andreotti, Castelforte e la sua gente ha avuto modo di conoscere e apprezzare ancora di più ed in maniera più approfondita il suo infaticabile lavoro. Intitolando una piazza al presidente Andreotti, io e l'amministrazione comunale, interpretando anche i sentimenti di tanti amici, abbiamo ritenuto giusto e opportuno evitare di essere annoverati tra coloro che portano gratitudine solo al giorno prima di ricevere attenzione e aiuto, ma tra quelli che invece nella semplicità e nella verità ricordano i benefattori e gli amici che, nei momenti difficili, hanno offerto un sostegno alla nostra piccola comunità. Castelforte perciò oggi rende omaggio a chi lo merita perché, quando come comunità ne ha avuto bisogno, ci è stato vicino e ci ha aiutato acquisendo sul campo meriti che non possiamo non riconoscere. Questa è la piccola storia di cui, come sindaco, sono orgoglioso e della quale desidero essere fiero e che perciò intendo onorare come sto cercando di fare. Ma oggi noi siamo qui per parlare di un libro curato da Serena e Stefano Andreotti, che riporta uno spaccato delle lettere che il presidente scriveva alla cara moglie Livia e che con affetto chiamava Liviuccia. Un libro molto amabile e che ho letto con grande interesse e curiosità. Un libro che ci fa scoprire un uomo diverso da quello che le cronache, spesso ingenerose, ci presentano.
Il libro sembra quasi mettere a nudo il presidente Andreotti e mostra un lato del suo privato, anche con dettagli che appaiono di poco conto in relazione alla sua figura di grande statista e uomo di governo. Le lettere ci svelano aspetti sconosciuti della sua vita, anche banali se vogliamo, come il suo desiderio di concludere i pasti con un dolce o un gelato, salvo poi, scrive lui stesso, di dover ricorrere alla citrosodina per assecondare la digestione. Mi è sembrato molto bello il passaggio in cui egli parla di Don Giulio, il suo confessore. Mi ha toccato il particolare nel quale il presidente racconta di essere stato vicino a Don Giulio quando questi fu colpito da una grave malattia. Sono dettagli di vita che ci invitano a riflettere sul potere e sull'umanità. Qui davvero il cielo e la terra si baciano e scrivono pagine di vita intense e capaci di scuotere dal torpore nel quale a volte precipita il nostro cuore. Concludo questo mio saluto rileggendo qualche rigo di una delle sue lettere. Cara Liviuccia, non preoccuparti per me. Ho raramente il mal di testa piccolo, mentre quello grande l'ho avuto solo sabato mattina, legato alla cena della notte precedente. Del resto esiste la grazia di Stato di cui sono testimone ormai da tanti anni. Sappiamo bene che il presidente aveva un diario che curava ogni giorno e nel quale annotava ogni fatto rilevante pubblico o privato. Sappiamo anche che la relazione con la sua sposa Livia è sempre stato forte e profondo, e questo libro oggi ce ne dà testimonianza. Le lettere pubblicate riportano alla luce aspetti molto interessanti della sua personalità privata, quasi sempre offuscata dall'aspetto pubblico, e ci istituisce un Andreotti certamente diverso da come è stato, spesso malamente dipinto da certa stampa. Queste lettere raccolte per la prima volta a cura di Stefano e Serena, che ringrazio perché in questi anni ci stanno permettendo, pubblicando vari libri, di rileggere tanti fatti di cronaca, ma anche della vita italiana e internazionale. E ci mostrano anche la gelosia con la quale il presidente ha sempre cercato di proteggere la sua famiglia. Altra espressione che mi ha colpito sono quelle due paroline finali con le quali il presidente Andreotti terminava le sue lettere: baci ai bambini. Le lettere pubblicate, ma di questo parleranno Serena e Stefano da un attimo, sono riferite a due decenni e ci offrono spunti sui suoi viaggi, sugli incontri e finanche sui pranzi con le persone che incontrava, siano esse laiche o religiose. Ci raccontano dettagli degli incontri e degli impegni, sia in Parlamento che nel partito. Scopriamo che spesso, quando la famiglia non c'era, il presidente andava a dormire dalle suore sopra le catacombe di Priscilla, sulla Salaria. Ci sono poi molti particolari dei suoi colloqui con Alcide De Gasperi, di cui fu sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Retroscena delle elezioni di Montini al conclave del 1963 e vari aneddoti sul barbiere di Cronchi a Piazza Barberini, ma anche la gioia e la felicità per i bambini per i risultati scolastici dei figli. A mio modesto parere, questo libro ci aiuta a scrivere meglio anche tanti fatti della storia visti da vicino, e cioè da uno che è stato tra i protagonisti più influenti della politica italiana, se non il più importante. Anche di questo oggi diciamo grazie a Giulio Andreotti, e con lui lo diciamo a Serena e Stefano, che stanno compiendo un bellissimo lavoro di ricostruzione della memoria, al quale con questo ulteriore libro aggiungo l'ennesimo tassello. Senza retorica dico che noi siamo davvero orgogliosi di accogliere e di promuovere anche questo nuovo, molto interessante libro. Grazie ancora al presidente Giulio Andreotti, che sono sicuro ci vede e se ne compiace, e grazie a voi Serena e Stefano, che con passione state condividendo pezzi di vita della vostra famiglia. Grazie davvero di cuore, grazie per avermi ascoltato. Grazie al sindaco Angelo Felice Pompei per un passaggio, lui faceva riferimento agli studenti.